Con cuore e testa, l'Italservice Loreto Pesaro batte ancora la Golden Gas Senigallia e si qualifica in semifinale della Serie B di basket interregionale. In gara 2 playoff al Palamegabox i ragazzi di Coach Foglietti possono esultare dopo un extra time in cui hanno ragione degli avversari per 84 a 78. Punteggio che arriva dopo 4 quarti combattuti e chiusi con un finale al cardiopalma sul 74 pari. Ora il Loreto Basket attende il prossimo avversario che scaturirà dal verdetto di gara 3 tra Matelica e Ferentino. È stata una partita e una serie durissima. Veramente Senigallia ci ha messo in difficoltà per tutti gli 80 minuti delle due partite. Un'intensità clamorosa, siamo distrutti fisicamente, oltretutto anche l'overtime in questa partita. Però alla fine abbiamo tenuto duro e grazie anche al bellissimo pubblico di stasera che ci ha sostenuto sempre anche a Senigallia, ce l'abbiamo fatta. Adesso ci aspetta una settimana di recupero finalmente e poi vedremo chi dovremo affrontare, prepareremo al meglio la prossima serie. Andiamo avanti con uno spirito molto positivo, è stata una partita difficilissima, quindi colgo l'occasione per fare tantissimi complimenti a Senigallia, perché ci ha fatto soffrire dal primo all'ultimo minuto, così è che poi è andata oltre perché siamo andati ai tempi supplementari, però è una grande soddisfazione perché vincere una partita del genere davanti a un pubblico così numeroso, che ringrazio infinitamente per essere venuti, penso che sia una grande soddisfazione e un grosso orgoglio per tutti noi. Lo spirito nostro è quello di voler andare a vincere la semifinale. Non sarà facile perché anche lì avremo la bella fuori casa, però ci proviamo come abbiamo fatto con Senigallia, lo faremo anche con Matelica che so che ha vinto fuori casa, anche se dovrà giocare la gara 3 in casa, penso che sarà Matelica e ci aspetta un'altra battaglia.